Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 22 della nostra crociata contro i domini inglesi col Sudafrica nazionalista. Nello scorso episodio abbiamo riportato il nostro super amico fantastico Donald al potere, quindi è pronto a spaccare tutto. Però, dunque, ci sono state una serie di cose che io ho calcolato male, nel senso che ho dato ai miei tizi che avevo spostato intelligentemente qui il compito di andare in Australia, quindi ora si trovano in questo punto, che non è proprio il top. Poi stavo pensando che qua secondo me c'è stato qualche altro bug, perché generalmente quando c'è un colpo di stato, cioè parto con un po' di truppe, non così, con quattro. Quindi non so, secondo me questi qua crepano subito. C'è anche da qui a qui, dove comunque avrei perso un sacco di truppe, perché guardate qua adesso, i tedeschi cercano di portare unità, ma loro hanno una marina formidabile. Adesso vediamo un attimo, hanno perso già tutta la marina loro, gliel'hanno affondata tutta, però loro hanno perso circa un 75-80 unità, perché qua mi ricordavo che arrivava a 250, quindi li abbiamo sistemati per bene. Gli inglesi non hanno molta marina, adesso dobbiamo creare una marina per ammazzare gli americani, ma secondo me ragazzi qua torniamo al piano originario. Lasciamo perdere questa storia, che tanto ragazzi non c'è possibilità alcuna di vittoria. Secondo me qua capitolano fra pochissimo. Io me ne vado a fare quello che avevo intenzione di fare sin da subito, quindi Singapore e sbarco qua, avevo detto giusto? Sì. Piano di invasione dell'Australia ristabilito. E una volta che hai fatto questo, non so perché gli altri punti di vittoria sono uno qua, uno qui e qua, quindi probabilmente questi bastano, però se non dovessero bastare vediamo cosa fare e magari invadiamo anche da quella parte. Allora io direi che qua i miei sottomarini va bene che facciano ancora tutta quest'area, quindi li lascio qui, però vorrei che quelli che escono nuovi vadano solo ed esclusivamente ai eroi dell'est. Stockpiling va bene, quindi qua basta sub incazzati. No dai, fino a 30 puoi arrivare. Fino a 30 puoi arrivarci, poi dopo mandiamoli tutti ai eroi dell'est. Quindi niente ragazzi, qua il piano di Donald credo che sia nato un po' a quel paese, anche perché francamente non abbiamo la capacità di supportare una cosa di questo tipo. Allora, nel frattempo, cos'è che mi stai cercando di dire? Che qua abbiamo una cosa libera. Allora, per andare contro, chi è che ha più contraerea? Perché noi dobbiamo andare contro le portaerei, quindi ci serve avere la contraerea. Allora, anti-air 3. Anti-air, dove cazzo ce l'hai te? Anti-air 6. Sti cazzi. Questo qua anti-air 5 e sono i battle cruiser. No, io starei sui cruiser, ragazzi. Questi qua, che hanno pure il pistacchio, sono 4. No, allora, i più forti sono questi. Io andrei di heavy cruiser, che sono questi. Questi qua sono i cruiser normali. Quindi farei destroyer, heavy cruiser e sottomarini. Qua battleship, heavy battleship, li possiamo anche lasciar perdere. Cioè, queste sono devastanti, ovviamente, però io credo che sia meglio andare da questa parte. Allora, anti-air 18, anti-air 17. Sì, facciamo questi, dai. Questi qua, produzione 5000, produzione 4000. Beh, oddio, forse in realtà ne possiamo fare di più, perché questo valore va diviso per questo, perché posso farne di più. Quindi c'è anche da considerare questa storia. Magari facciamo solo questi, ne facciamo tantissimi. Velocità 38, 34. Velocità. Perché non è nello stesso ordine? Dov'è la velocità massima? 33. Cioè, perché qui è qua e qui la velocità è da questa parte? Vabbè. No, anti-air, tu c'hai 5. 5 basta. No, molto meglio qua. 4000. Quindi questo qua anche per 3 arriverebbe a 15. Molto meglio questo. Quindi io vado di questi. Sotto con i cruiser. Iniziamo a fare qualche cruiser.
E qua lasciamo davvero perdere. Chi è che è senza missione? Tu. Allora, voi tutti vi spostate qua, a Singapore. E qua da Singapore voi attaccate. Cazzo sai? Ok, così e così. E mi fate questa storia, così abbiamo superiorità in quella fascia. Va bene, quindi dai, lasciamo Donald al suo destino. Adesso non credo francamente che resisterà più di un quarto d'ora. Cioè, anche se fossi stato qua, probabilmente avrei perso di sicuro dell'unità. E non sarebbe andata bene. Quindi, sì, guardate, sta cadendo a una velocità pazzesca. Adesso qua ci sono dei convogli tedeschi che periranno. Questo sarebbe accaduto anche ai nostri. Quindi avremmo perso dell'unità e noi purtroppo non possiamo permetterci di perdere unità. Siamo in una fase, siamo ancora troppo deboli per fare questo. Qua attacca, cos'è che mi dice che non conosce ancora? Gulf of Thailandia, qual è? Giustamente, allora vediamo qua di muovere la questione. Dov'è la flotta? Sta combattendo, aspettiamo che finisca questa battaglia e poi la ridistribuisco. Ovviamente qua le vinciamo tutte perché stiamo... Oh! Caduto dell'Olanda. Fantastico, ci siamo presi un po' di anti-aire, tra l'altro. Molto bene, allora tu, eroi dell'est, ti fermi, ti sposti qua a Singapore e mi fai convoy raiding qui, qui e qua. Quindi tutto quello che c'è attorno a Singapore deve essere distrutto. E anche questa zona qua dell'India. In teoria dovremmo anche curarci di quello, ma per ora va bene così. Qua ci sono degli inglesi nulla facenti, va bene. Tu controlli bene le questioni? No, devi controllarmi anche questo e questo. A posto, quindi le nostre recenti conquiste vanno bene. Sì, dai ragazzi, qua non aveva senso. Tra virgolette, sono contento di aver fatto l'errore perché abbiamo risparmiato qualcosa. Allora, qua c'è da fare un po' di lavori. Io vorrei un po' di infrastrutture nella nostra zona qua. Qui e qui che ci sono i porti principali. Poi, tanto non ho comunque materiale per produrre, quindi andiamoci piano con le nuove fabbriche. Qui ne puoi fare ancora una e qui una, quindi facciamo due fabbriche. E l'Africa è completamente andata, cioè non c'è proprio più posto per fare niente. Questa qua per ora, diciamo così, però non è che mi interessi molto. In questa zona invece possiamo fare un po' di magie. Allora, siamo arrivati al massimo per questo e questo. Ceylon pure. Sta zona qua non è detto che sarà nostra, però iniziamo a pompare qualcosina. Iniziamo a fare perlomeno un livello di infrastrutture decente. Facciamo un po' di infrastrutture adesso. Questa zona qua è mia. Cioè, questa zona qua è tutta considerata mia. Quindi va benissimo così. Fantastico. Allora, cosa facciamo in questa puntata dopo che abbiamo abbandonato Donald al suo destino? Cosa è successo alla telecamera? Non ho capito. Vorrei iniziare a provare a invadere tutto. Allora, intanto, qua come funziona? Sentite, io qua cambio questo e metto limited exported, così abbiamo qualche risorsa in più. Perché adesso dovrebbe cambiare qua i numerini, infatti abbiamo surplus ovunque. Perché francamente non ne potevo più. Cioè, sto comprando ovunque acciaio e nessuno me lo vende. La Finlandia ne ha 5. Ora come ora non mi serve, però ecco. Facciamo così perché produciamo di più sviluppando di meno la tecnologia. Qua purtroppo Donald, mi dispiace, ma adesso cadrà appena gli conquistano Atlanta, dove c'è Rick e i suoi zombie. Allora qua abbiamo il focus. Andiamo a fare questo. Tech Marines, perfetto. Allora Marines, ecco qua, edit. Allora, innanzitutto, sapete cosa vi dico? I Marines li faccio come i come questi. Allora qua facciamo una rivoluzione oggi. Adesso ci mettiamo qua e cambiamo tutta sta storia. Tu va bene 10. Da Recon Company
ti mettiamo la polizia militare. No, l'ho ancora ricercata, ma davvero? Ah, sta finendo. Allora, quello lo facciamo dopo. I Marines invece vorrei andare a prendere questi. Fare duplicate. Facciamo i polli. Polli palmati. Che ne so. Polli palmati. Maledetto tedesco mi ha invitato a giocare a Warhammer. Allora, e qui tra l'altro ecco, dobbiamo cambiare tutto perché ora possiamo mettere molte più unità qui dentro. Comunque questi li faccio diventare tutti Marines, perché praticamente voglio la stessa cosa. Opla. E anche qua. Ok. Questo va tutto bene. Questa diventa comunque artiglieria. E qua aumentiamo un po' il tutto. Allora vorrei... No, non questo, scusate. Questo. 21. 20. Così a 20. Facciamo così e gli diamo la support. Allora, questi qua sono i nostri polli palmati. Mi piace. Mi piace. Aumenta un po' il manpower, ma va bene. Allora, questi qua sono i polli palmati. Perfetto. Poi questi qua invece hanno bisogno di un aumento pazzesco della questione. Ho ancora questi. Allora, potrei mettere inizialmente il supporto anti-tank, però mi piacerebbe aumentare un po' il tutto. Magari posso metterti un anti-tank serie 18. Così. Vorrei farti salire a 20, accidenti. 21. Anti-tank. Allora, quanto vale una cosa? Non ho mica capito. Si ritolgo. Così. Devo fare un po' di esperimenti, ragazzi. Allora, così scende, ma io voglio che salga. Allora, facciamo così. Infantry. E un'altra infantry. Vabbè, dai, così dovrebbe andare bene. Aumentiamo un po' il manpower. L'infantry equipment, l'anti-tank. Però io aumentiamo tutto quanto. No, così non va bene. Deve essere sotto il 20. Dov'è l'antitank? Antitank. Facciamo così, dai. O così o così. No, così non si può. Facciamo così. Perfetto, e qua vorrei metterti la radio. Però facciamo così. Iniziamo a mettere un po' di anti-tank, magari. No, per ora va bene così. A posto. Questi qua aspetto. Dai, per ora va bene così. E voglio reclutare un po' di questi. Allora, polli palmati. Ne voglio 10 in tutto, quindi mi fai così. Li metti qua e per ora basta. Reclutiamo un po' di gente. Va bene, ora possiamo anche procedere a velocità 5 perché tanto plane in the reserve, cosa? Free American Empire is capitulated, e vedete che ragazzi, sarebbe stata la nostra morte, per fortuna non ho fatto niente. Quindi vabbè, abbiamo sprecato un po' di tempo, però secondo me abbiamo distratto bene loro che hanno dovuto portare indietro delle truppe. È vero che anche i tedeschi hanno perso un bel po' di roba qua, però dai, tutto sommato è andata bene e adesso dovremmo avere un sacco di questi da parte. Secondo me ne stiamo producendo anche troppi, quindi sapete cosa vi dico. Questi li mando in fondo alla lista, così se manca l'acciaio gli manchi a lui. E qua dobbiamo potenziare qualcosa. Allora, anzitutto ci serve 100%. Ah, tra l'altro io posso potenziare l'artiglieria. Non sarebbe male, eh? Però
Iniziamo a fare qualche anti-tank con 5 fabbriche. No, cosa caspita ho fatto? Non dovevi cambiare tu, porca miseria. Ah no, è giusto. È giusto, è giusto, è qua. Pensavo di aver fatto una cavolata, invece non l'ho fatta. No, tu sali in cima. Ok. Poi mi scendi fino a qua. E diventi anti-tank. Perfetto. Me ne fai tanto così. Questi, va bene così, iniziamo a metterne 2000 nelle riserve, adesso cambiamo tutto. Qua vorrei fare un'alternativa. No, non si può. Posso solo rinominarle, cioè chi se ne frega. Cosa serve a fare sto tasto se posso solo rinominarle? Non serve a niente. Anche qua posso rinominarle. Qua non posso cambiare nulla. Qua gli metto le gomme della Pirelli. No, non funziona. Quindi va bene così. Allora, mi dice che non sto producendo i fighters. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Qua iniziate a arrivare qui. Quando siete qua vediamo cosa fare, perché di sicuro non avrete la zona in mare. Qua attacca come se non ci fosse un domani. Allora, io voglio che tu mi dia qualcosa da questa parte. Assolutamente. Ora qua c'è da finire di conquistare tutte queste zone, così diventano mie. Però ora come ora va bene così. Qua stiamo vincendo di brutto. Fatemi vedere un po' come sono le flotte. Questa qua è da 30. Allora facciamo quello che ho detto. Quindi passate tutti quanti a eroi dell'est, in maniera tale che anche loro salgano a 30. Tu puoi rimanere a sub incazzati per ora, tanto non stai producendo praticamente nulla. Una battaglia navale qua. Ah, attenzione, abbiamo perso. Cioè, un convoglio giapponese, però è stata una battaglia con una sconfitta. Ora invece questo CL cos'è? Cruiser qualcosa, comunque farà una bruttissima fine. Qua continuiamo ad andare avanti da questa parte, così facciamo quello più forte. Adesso ho iniziato a produrli, così sale l'efficienza, ma non voglio fare nient'altro. Vediamo quanti eri c'ho da parte. 35, incredibile. Ho anche dei medium tank, dei light tank. No, quelli li lasciamo perdere. Quelli li lasciamo perdere. Qua c'è qualcuno? Ci sono i tizi del Free American Empire che mi aiutano a difenderci. Grande. Non so perché è uscita fuori la bandiera inglese, ma va benissimo così. Allora, abbiamo tutto quello che ci serve, francamente. Qua potremmo iniziare a far questo. O se no... No, beh, per ora lasciamo perdere. Qua scendo a velocità 4, così facciamo le cose seriamente. Per esempio qua stavano per finire il piano offensivo. Gli lo diamo leggermente più esteso. Così non li guardo per un po'. Tanto non ci dovrebbe essere davvero nessuno. Quello che vorrei è che questa roba diventasse mia. Però vedete che purtroppo il controllo non è considerato per niente mio. Cioè non... È tutto François. Per quello qua ho fatto quel giro quella volta. Qua non sono ancora arrivate le truppe. Chissà dove sono. Eccole qua. Aspettiamo che arrivino. Poi dovrò dividere questa flotta in due, probabilmente per avere il controllo di qua e qua. E magari anche di queste parti. Non lo so, vediamo. Qua sembra che non passi più nessuno. Cioè abbiamo completamente tagliato in due l'oceano. Adesso loro possono ancora passare da qui, quindi è un fattore da considerare, però diciamo che la via principale è tagliata, non possono fare più nulla, quindi staranno tutto abbastanza bene. Ok, qua è passato tutto a me perché la conquista è stata totale, adesso appena cade questo in teoria diventa tutto mio. Però io qua non sto neanche facendo nulla, vediamo se riesco a... Ci provo, vediamo cosa succede. Questi qua non sono fatti per fare quello che gli sto facendo fare, ma francamente chissene. Abbiamo vinto? Sì, allora in teoria tutta questa roba passa a me adesso. Vediamo se è vero. Non so perché ho messo in pausa. Devo tagliarmi il pollice. Ok, fatto questo, vai avanti. Bene, continua a produrre quelle più forti. Anti-tank improved.
Tanto non ne stiamo facendo neanche uno, però almeno le truppe li hanno. Giusto? Quanti gli hanno messi alla fine? Uno solo. Va bene, dai, così siete un pochino più forti. Quanto ci mettete ad arrivare dall'altra parte? C'è una cosa incredibile. Devono attraversare il fiume, è una lentezza fotonica. Ecco, bastardi, hanno dato tutto ai tedeschi. Datemi a me, non vogliono. Vabbè, se lo prendono i crucchi. Il problema dei crucchi è che hanno il mercato chiuso, quindi tutte le risorse vanno a loro. Cioè, mi sta un po' sulle balle sta roba. Victory, gli abbiamo fondato, guardate quanti. Tutti sti filippini andati in fondo al mare. Qua altri 6 americani. Potrei iniziare a fare un... tagliare qua in due la questione. Oh, polizia militare, bene. Allora, ricercami già quella che aumenta la soppressione. Qua iniziamo a avere dei problemi. Liberia, come siete messi? 7%. Non sono così grandi sti problemi, francamente. Allora, attualmente abbiamo qua che si lamentano, qui un pochino, ma niente di particolare. Quindi facciamo una cosa del genere. Questi qui non hanno più il compito di controllare questo, almeno questo numero scende. Wow, scende fino a lì. Cioè, perché potrei unire il tutto, però almeno utilizziamo meno unità. Poi facciamo una cosa di questo tipo. Modifichiamo queste in maniera che diventino degne del loro nome. Supplies, questo. Support artillery, perché voglio comunque che siete veloci, perché se metto qua l'artiglieria normale la loro velocità scende a 4, cioè perdono 8 km orari, quindi praticamente tutto. No, va bene questo. Salite per favore a così, mi piace, 20. Allora avete questo, posso darvi la recon e cos'altro? No, va bene così, dai, va bene così. E questi qua da polli su cavallo diventano polli, che come cavolo l'ho scritto, polli, polli su ruote, polli, polli cingolati, no, non sono cingolati. Non mi ricordo che noi avevamo dato col Free American Empire questa unità, però facciamo polli motorizzati, buonanotte. Tutto maiuscolo perché mi piace così. 60, perfetto. Ora a questi due, vai via tu, questi due cerchiamo di renderli unità degne, diventano polli motorizzati, perfetto. E ne reclutiamo un po', tra l'altro. Dove sono? Ecco qua. Potevo metterci dentro qualche light tank, quasi quasi, però no. Allora, qua voglio che ne escano due alla volta, in questo punto. Vediamo come va. Ora, i cavalcastruzzi cambiano completamente la loro funzione. Si beccano questo. E diventano i cavalcastruzzi polizia. Polizia. Perfetto. Che hanno una soppressione altissima. Suppression. Perfetto. Di questi me ne fai giusto un po'. Facciamo un 5 e ne fai solo una volta. Li rimetti qui e li utilizziamo per andare in giro a sistemare la faccenda. Di questi quanto siamo arrivati? Fanne ancora così e dovremmo esserci, insomma. Questi vanno bene così e facciamo un po' di polli armati a questo punto. Lo faccio due volte perché voglio aumentare un po' le mie forze in campo. Allora, questi vanno dentro con lui, questi vanno dentro con lui invece. E facciamone uno e uno. Direi che stiamo reclutando abbastanza. Questi per ora andatemi dentro lui. Sapete cosa vi dico? Allora ne facciamo
6 di questi e ne faccio altri 6 da mandare nell'altra unità. Anzi, qua facciamo solo 4 perché 2 sono già di lì e qua facciamo ancora train. No, ho sbagliato così. Qui dentro ne fai 6 di due alla volta, però, perché sennò non riusciamo a starci dietro, direi. Va bene. Secondo me così ci sta. Allora, Marines non me ne frega nulla, via. Questi qua, Mountain, Devizier, bla bla bla, via. Poi, questi li sto utilizzando tutti. Tutto quello che non si chiama pollo potrebbe morire, tu muori. Questo fa schifo, se ne va. Perfetto, abbiamo fatto un po' di ordine. Ok, allora nell'episodio di oggi cosa è successo? Donald ha perso. Poi però stiamo andando bene qua, dove i tedeschi stanno conquistando robe che non sono loro. Purtroppo non ritengono che ci guadagniamo nulla, cioè che ci guadagniamo, che sia cosa per noi quello che stiamo guadagnando qua. Pazienza, qua non so perché l'attacco si era fermato, continuate. E ci stiamo preparando all'invasione dell'Australia. A livello di sottomarini la questione è buona. Secondo me, ragazzi, davvero, se riusciamo a unire queste zone qua dell'asse, che tra l'altro ora è diventato tutto davvero mio, fantastico. Tutta questa parte è mia. Qua, quando finisce questa invasione, dai, vediamo cosa succede se passa al lato oscuro della forza anche lui. Ah, qua, andiamo avanti. Li mettiamo in produzione quando ne abbiamo di degni. Ce l'hai fatta? Sì, ok, tutto mio, tutto tutto mio. Questo di chi è? Questa zona. Questa qua è giapponese, va bene. Però l'India l'abbiamo liberata noi. È un nostro orgoglio. È il nostro orgoglio. Va bene, dai, oggi ci fermiamo qua. Spero appunto che vi sia piaciuto questo episodio. Non è successo molto rispetto a quelli vecchi, ma abbiamo riorganizzato un po' il tutto. Qua i tedeschi hanno fatto bene a nord. Cioè, davvero non ci sono più invasioni? Wow. Però il problema è qua in Francia, quindi cerchiamo di tenere d'occhio la situazione. Io non credo di poterci fare molto, però se serve ci mandiamo qualcuno. Qua i tedeschi mi aiutano a difendere, li amo. E non saprei, perché voglio iniziare ad attaccare gli Stati Uniti. Magari qua possiamo prenderci questo dove c'è un po' di petrolio. Queste isolette qua possiamo prendercele tutte, magari. Un po' di naval base in meno. Possiamo provare a fare qualcosa di questo tipo, non saprei. Vediamo un attimo come funziona qua la faccenda. 33%, l'elezione nel 47 di sicuro sarà col partito fascista come primo. Qua va bene, in Messico? È decisamente il primo partito. Quindi vediamo un attimo come va. Vediamo come va, speriamo vada bene. Ora però ci fermiamo qua e ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.